Io ho voluto fare qualche cosa di più, ha dato a loro il
se tu potrai o non potrai nascere, se tu potrai o non potrai venire alla luce. Allora questo è interessante perché l'esercizio del diritto di una madre di decidere per un figlio cozza un po' con quello che Madre Teresa diceva, l'esercizio di un desiderio, il desiderio che tu abbia la vita, che tu possa nascere, che tu possa vivere. E perciò sbilanciarsi sul desiderio dell'altro. Penso che per favorire questa, che il Papa spesso chiama rivoluzione civile, cioè imparare una cultura della vita di fronte a tutte le potenze di morte che la minacciano, penso che per raggiungere questo sarà necessario scrivere una nuova pagina della femminilità e della paternità. Non voglio adesso tanto indugiare sulla paternità, ma voglio ricordare l'importanza di scrivere tutta questa pagina di una femminilità che negli ultimi decenni si è anche molto fatta valere, l'emancipazione della donna, i diritti della donna, la parità della donna, ovviamente era tutto un recupero della dignità e del valore femminile da compiere, però penso che c'è una pagina che è la pagina d'oro della antropologia femminile, potremmo dire della visione femminile, che è esattamente quella della maternità, perché la donna si perfeziona nella madre, la donna diventa una donna completamente realizzata attraverso la maternità. E credo che questo abbia detto benissimo il Papa Francesco il 1° gennaio, quando in un
detto, mi guardo i bambini, la piaga dell'aborto, sappiamo che è un secondo. E questa giornata della vita è stata inaugurata nel 1968 proprio all'indomani dell'entrata in vigore della legge che ha legalizzato l'aborto. Ma lo scopo di questa giornata era proprio non abituarsi, non assuefarsi, non normalizzare la cultura abortista e perciò difendere gli indifesi. La madre Teresa di Calcutta diceva che il più povero tra i poveri è il bambino concepito e non ancora nato. È così povero che non può nemmeno far sentire la sua voce, che vorrebbe dire anch'io voglio nascere, anch'io voglio vedere la luce, anch'io voglio venire a lui. È così povero che non ha nemmeno la forza di poter far sentire il suo desiderio di nascere. Nel pomeriggio si sono ritrovate diverse associazioni che diventano difensori, potremmo dire, della vita, i centri della vita, ma poi anche tante altre associazioni. Ecco, davvero mi incoraggerei a difendere e promuovere la vita. Cito ancora Padre Teresa che diceva, promettiamoci che in questa città nessuna donna possa dire sono stata costretta ad abortire. Uno degli aiuti che possiamo dare è rimuovere le difficoltà che una donna potrebbe incontrare di fronte a una maternità che magari parte indesiderata perché si vedono soltanto le difficoltà, ma che da indesiderata potrebbe essere piano piano trasformata in una maternità che desidera dare la vita a un altro. Qual è questa costrizione di cui parla Madre Teresa? Perché una donna potrebbe essere costretta. La costrizione può venire dalla mente e anche dalla cultura intorno, tipo la mentalità per cui il figlio non è un figlio, ma è soltanto un gruppo di gente che potrebbe essere più o meno fastidioso. Perciò c'è il modo di concepire la vita nascente. Ma poi pensate alla solitudine che una donna magari anche di fronte a un uomo che la abbandona, che non la accompagna nella maternità, potrebbe sentire. Le preoccupazioni economiche di non farcela di fronte anche alle difficoltà economiche che esistono adesso. E tante altre difficoltà di tipo sociale, ma anche la giovane età di una ragazza che aveva altri progetti di vita per sé. Tante costrizioni che possono essere le nostre. Penso